È solo un sussidio, lo presenta il Papa prima di distribuirlo a tutti. E che non toglie la creatività che deve essere in questo incontro. L'intento però è chiaro, scorrendo i 21 punti dal vademecum pratico di istruzioni all'organismo autonomo rispetto all'autorità ecclesiastica, a cui le vittime abbiano facile accesso per denunciare. Francesco esige impegni concreti dall'incontro su Chiesa e pedofilia. Per questo, spiega, ha compilato quest'elenco di proposte già elaborate da vari episcopati. Non mancano l'obbligo di informare le autorità civili nel rispetto della legge e fare abbandonare il ministero pubblico a vescovi e sacerdoti pedofili, poi elevare l'età minima per sposarsi a 16 anni, salvaguardare anche fino alla condanna la presunzione di innocenza, infine regolare i trasferimenti di seminaristi e preti da un seminario, diocesi o congregazione ad altri.